Care amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune riflessioni sul tema dei diplomifici, delle scuole che di fatto vendono il diploma. Scuole che permettono di iscriversi con rette anche di 5-10 mila euro l'anno e ti garantiscono la promozione e nel quinto anno delle superiori il diploma. Perché parlare di diplomifici? Perché sono sempre esistiti i diplomifici in Italia, ma ne parliamo perché è uscito uno scandalo. Il Corriere della Sera firma Gian Antonio Stella, il celebre giornalista del libro La Casta, ha pubblicato appunto un'inchiesta due giorni fa in cui ha scoperchiato, diciamo, il vaso di Pandora dei diplomifici, ha squarciato il velo di Maya, un velo di Maya direi ampiamente squarciato nel corso degli ultimi 30 anni, tutti sanno dell'esistenza dei diplomifici. Ebbene, dopo questo articolo che ha messo appunto in luce come esistono in Italia centinaia e centinaia di scuole che di fatto vendono il diploma o vendono la promozione, il ministro dell'istruzione del merito Valditara ha detto che interverrà, perché l'inchiesta si intitolava La scuola del non merito. Allora Valditara, sentitosi appunto chiamato in causa, ha deciso di voler indagare e diciamo mettere fine a questa piaga. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto di scuole che di fatto ti vendono il passaggio dell'anno e il diploma, quando si parla appunto di quinto anno di esame di stato di maturità. Sono scuole paritarie, perché per poter garantire la promozione, la validità dunque dell'anno e di garantirti addirittura il diploma, devono essere scuole paritarie, cioè riconosciute dallo Stato e equiparate alla scuola statale. Dunque non sono solo scuole dove si tengono corsi, no, di preparazione per esami, no, non sono recuperi anni. Sono scuole paritarie, equiparate dunque alla scuola statale, che danno a tutti gli effetti promozione, danno a tutti gli effetti il passaggio dunque da un anno scolastico all'altro e danno appunto un diploma. E in Italia ci sono centinaia di scuole che di fatto regalano questo diploma, o meglio lo vendono, regalano, perché non vengono di fatto attestate conoscenze e competenze. Ma addirittura l'inchiesta mette in luce una cosa, ripeto, che si sa, sono scuole in cui ci si iscrive negli ultimi 2-3 mesi, magari a marzo dell'anno in corso un allievo, un'allieva abbandona la scuola statale o abbandona una scuola e si trasferisce in una altra in cui otterrà di fatto la promozione, frequenta aprile e maggio e poi dopo, come d'incanto, ottiene il passaggio dell'anno, ottiene la promozione frequentando dunque pochissimo, o addirittura sono scuole in cui la frequenza è falsificata, dimostra Gian Antonio Stella, cioè persone che si iscrivono a settembre-ottobre non frequentano quasi mai, fogli appunto, presenze false, firme false, e alla fine risultano però diplomate o risultano promosse. Effettivamente questo è uno schiaffo rispetto a tutti gli studenti e studentesse che ogni giorno faticano, che vanno a scuola, e ovviamente la morte di ogni prospettiva pedagogica ed educativa, ma so che molti in questo caso alzerebbero le spalle, ma cosa importa, tanto conta soltanto il titolo di studio, conta avere un pezzo di carta, no, la scuola dovrebbe essere ben altro che un pezzo di carta, però in questo caso un pezzo di carta che tu hai di fatto comprato e che il diplomificio ti ha venduto, dunque tutto tranne che di merito si può parlare. Queste realtà sono conosciute, ci sono anche delle università che ti permettono di fatto di laurearti con degli esami truccati, università appunto online, che ti danno prima le risposte, le paghi 600, 700, 1000 euro ad esame, ti danno le risposte, ti dicono quali saranno dunque le domande, tanto di risposte, poi tu ti presenterai l'esame o lo farai scritto, orale e sarai promosso. Questo chiaramente è una vergogna. Questo ci racconta ancora una volta come lo Stato sia poco presente all'interno della
della scuola, c'è uno stato che chiude gli occhi, uno stato che ovviamente si gira dall'altra parte di fronte a queste magagne. Purtroppo ci sono ovviamente i casi poi eclatanti, perché di queste centinaia e centinaia di scuole ce ne sono tantissime nella regione Campania, e è dunque importante fare luce per proprio non gettare fango poi su intere regioni o intere aree. Poi c'è un'altra cosa che voglio sottolineare: in Italia ci sono 20.000 scuole, 20.000 istituti, pensate, 8.000 statali, 12.000 privati paritari, perché ovviamente sono tantissime scuole paritarie private dell'infanzia, nidi, infanzia materna ed elementare, scuola primaria. Poi progressivamente le scuole private, quasi tutte cattoliche, diminuiscono come presenze, impatto nella scuola secondaria di primo grado, le medie, e ancora di più diminuiscono le scuole secondarie di secondo grado, le scuole dunque superiori, istituti tecnici, professionali e i licei. Però su 20.000 scuole in Italia, 20.000 istituti, 12.000 sono privati. Dunque avere dei controlli è fondamentale, perché sono praticamente molte scuole paritarie serissime, molte scuole private serissime, di qualità. Qualità non vuol dire bocciare ovviamente o essere duri, severi, vuol dire essere seri, garantire un percorso umano, scolastico, di crescita. Ovviamente è significativo che ci siano tante scuole anche private, perché vuol dire che in Italia ci sono dei fondi, non ci servono tante scuole private. Se non ci fossero dei fondi date alle scuole private, non ci fossero chiaramente degli aiuti date alle stesse famiglie per mandare le scuole, i bambini, i figli, le figlie alla scuola paritaria. Però sapete, questo questa è molto delicata. La scuola privata in Italia è garantita dalla Costituzione senza oneri per lo Stato. Invece lo Stato si accolla degli oneri in nome di una libertà di scelta. Ma tu hai la libertà di scegliere tra tante scuole statali. In realtà dietro c'è l'idea che ci sia la libertà di scegliere una scuola che ti dia un'educazione cattolica, perché ripeto, delle scuole paritarie più di 9 su 10 sono cattoliche. Ebbene, tante sono serissime, io ho collaborato, ho anche lavorato, inizio carriera. Tante sono ovviamente non solo serie, hanno tanta qualità nella scuola primaria, nella scuola anche dell'infanzia, però servono dei controlli, perché ottenere la parità vuol dire rispettare degli standard non solo di qualità, ma degli standard anche educativi, degli standard di conoscenze, di competenze. E c'è una cosa, Valditara, che io vorrei che lei magari indagasse anche: i professori devono essere abilitati, i professori devono essere pagati. Ma come può uno non essere pagato? Ci sono dei casi di scuole, scuolacce, poche secondo alcuni, secondo me più di quello che noi immaginiamo, che ti danno dei punti, punteggio da mettere in graduatoria, in cambio del salario. Cioè un insegnante insegna e magari ha 300 euro per insegnare 18-20 ore a settimana, e poi ha il punteggio che può usare per aggiornare la graduatoria. Dunque 300 euro al mese per poi avere in cambio dei punti. Si chiama ricatto, si chiama sfruttamento. Oppure c'hai metà legali, no? Riconosciuti con un contratto, 500-600 euro, e gli altri 500 euro in nero. Lo Stato non può permettere questo. Uno Stato liberale democratico, ci tengo subito a precisarlo, non vorrei che alcuni dicessero: attenzione, saudino statalista, lo Stato che controlla. Ma lo Stato dovrebbe controllare gli evasori fiscali in questo paese, che sono tantissimo. Nel nome del fatto che lo Stato non deve controllare, qua i governi premiano gli evasori, i ricconi, e tassano tendenzialmente, tartassano il ceto medio e il proletariato, ma non importa. Usiamo sempre questa retorica, no, dello Stato minimo. Beh, uno Stato minimo, quello inglese, quello americano, quello olandese, che ha un welfare state che noi in parte ci sogniamo, bene, quello olandese, beh, uno Stato minimo, però non permette che ci siano dei truffatori, gli evasori, che in America sono sanzionati pesantemente, o che ci siano dei truffatori per quanto riguarda, ad esempio, l'istruzione. Se tu vuoi la parità scolastica, devi garantire uno standard di istruzione, un livello di istruzione, una serietà nel diplomare, e soprattutto devi pagare i lavoratori con contratti trasparenti, non in nero, non ricattarli, dunque lavori in cambio di punti da mettere in graduatoria. Questo dovrebbe fare uno Stato. Valditara ha scoperto, grazie a Gian Antonio Stella, questo scandalo. Io ne ho parlato già in video fa, ma video di 7-8 anni fa.
Questo scandalo è veramente vergognoso, come lo scandalo delle università che ti vendono gli esami, come lo scandalo dei corsi di formazione per docenti che vengono pagati, cioè tu paghi a peso d'oro corsi di formazione per poi avere che cosa, dei punti 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 capodanno da mettere in graduatoria per passare avanti a qualcuno e avere una supplenza. Tu ti paghi il lavoro, paghi per lavorare. Questa è l'Italia 2023, la scuola va cambiata, io lo continuo a dire, ci sono tante cose buone, ma tante cose da cambiare. A domani, iscrivetevi al canale, se vi piace lasciate un commento, ne discutiamo insieme. Ciao ciao!